Ok, allora siamo in diretta, buonasera a tutte e a tutti. Oggi nuovo appuntamento dei Dialoghi di Orizzonti, rassegna promossa dall'Associazione Nord-Est Sud-Ovest, dal Movimento Federalista Europeo di Venezia e da ADA Venezia. Oggi parleremo, presenteremo il libro, questo qua, Caleidoscopio tedesco, Edizioni Italy, curato dalla professoressa Sandra Paoli, che è nostra ospite. Ciao Sandra, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Sì, buonasera Federico, grazie di avermi invitato. Sì, posso parlare un po' del Sì. libro? Allora, Sì, guarda, diamo sì. alcune indicazioni ai nostri spettatori. Allora, ricordo a tutti che siamo in diretta su tre social. Allora, siamo su Facebook, sulla pagina Storia e Memoria, su YouTube alla pagina Radio Balcani e su Twitch alla pagina Orizzonti Chioggia. Ricordo a tutti che potete porre delle domande alla professoressa Paoli commentando direttamente nei vari social. Poi noi le leggeremo e vi risponderemo. Allora, ricordo ancora qua il libro Caleidoscopio tedesco, che è giusto e possibile acquistare su Amazon e anche sul sito di Italy, la rivista online di cui sei una dei collaboratori, giusto Sandra? Ok. Sì, giusto. Collaboro alla rivista Italy.com, di cui curo la sezione Un certo sguardo, che è un certo sguardo sul mondo di lingua tedesca. Ok, allora senti, io inizio subito con una prima domanda. Come mai il titolo Caleidoscopio tedesco? Sì, allora, Caleidoscopio tedesco è proprio indica il contenuto del libro. Allora, bisogna dire che nell'immaginario i paesi di lingua tedesca, anche la Germania, hanno un'immagine stereotipata, no? Cioè un'immagine domina, diciamo, un'immagine stereotipata del mondo di lingua tedesca. Sembra che la Germania sia un paese molto rigido, un paese che non cambia, molto rigoroso, anche austero. Allora ci sono chiaramente alcune informazioni che abbiamo, sono corrette, però la Germania in realtà è un paese per cui è multicolore, no? Da molti punti di vista. E innanzitutto dal punto di vista demografico, teniamo conto che la Germania ha più o meno 80 milioni di abitanti, sono un po' di più, e che secondo le ultime statistiche il 26% della popolazione che risiede in Germania ha un'esperienza di migrazione, viene definita adesso una Bevölkerung, una popolazione Migrationshintergrund, con un background migratorio. Perché? Perché da un po' di anni, quando fanno studi sulle popolazioni, rilevano le persone che o direttamente in prima persona o tramite i genitori o tramite i nonni hanno avuto un'esperienza di migrazione, cioè la loro provenienza non è la Germania, ma un altro stato. Quindi più di 20 milioni di persone che risiedono in Germania non sono nate in Germania o non hanno genitori tedeschi o non hanno i nonni tedeschi. Ecco, bisogna dire anche che una parte di queste persone ha successo, non solo ha successo, ma influenza la politica, la storia della Germania, le scienze, per esempio. Pensiamo alla coppia di scienziati che, diciamo, sono stati protagonisti dell'invenzione del vaccino Pfizer. Ecco, loro sono finite io direi su tutti i giornali internazionali, sulle prime pagine di importantissimi giornali internazionali, no? E questa coppia di tedeschi, sono stati premiati in Germania, la Germania è molto orgogliosa di loro e hanno un aspetto che è tutto fuorché l'aspetto che noi abbiamo in mente quando pensiamo ai tedeschi, non sono certo biondi con gli occhi azzurri, eccetera. Ma si chiamano Özlem Türeci e Uğur Şahin, quindi
quindi una coppia di turco-tedeschi, no? E questo altro, noi per esempio abbiamo, io ho curato questo libro, quindi ho inserito anche un racconto che ho tradotto di una scrittrice turca che è emigrata in Germania e che scrive attualmente in tedesco. Il racconto è La mia Berlino, in tedesco Mein Berlin. E lei che era emigrata in Germania due volte a Berlino, prima come operaia, era Gastarbeiter, lavoratrice ospite, è andata lì a lavorare in fabbrica perché la sua passione era il teatro e aveva bisogno di guadagnare quella somma di denaro che poi le avrebbe permesso di frequentare l'Accademia di Arti Drammatiche. E, tornata a Istanbul, ha frequentato l'Accademia di Arti Drammatiche, ha partecipato ai movimenti di protesta degli anni 60 e 70, ma nel 71 c'è stato il putsch militare e quindi lei stessa ha avuto problemi per questo motivo e è andata praticamente in esilio in Germania, è tornata negli anni 70, no, dopo questo colpo di stato militare, a Berlino e lei da turca è andata a Berlino, ma dove? A Berlino Est. Lei è andata, il suo sogno era andare a Berlino Est e imparare proprio il teatro di Brecht. È andata dall'allievo di Brecht, quello considerato più importante, che poi il 4 novembre di quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, no? E lei è andata lì, si è presentata e ha detto: vorrei lavorare con voi e conoscere meglio il teatro di Brecht. E lui le ha risposto subito: benvenuta. Allora lei per un periodo abitava a Berlino Ovest e andava tutti i giorni a Berlino Est a lavorare alla Volksbühne, nella compagnia che Brecht aveva fondato. E tornava. Poi ha ottenuto il visto per Berlino Est e quindi ha abitato lì, lavorava lì. E racconta Berlino, le sue protagoniste, diciamo, raccontano alcune vicende, alcuni dati che sono anche quelli che lei ha vissuto in prima persona, ma ci racconta la Berlino di allora, degli anni 70, e la Berlino divisa, quindi la Germania divisa, però vista da uno sguardo, tra virgolette, altro. No, una studiosa dice che per vedere bene le cose bisogna guardarle da lontano, no? Se lei è vero che era dentro, che viveva lì, quindi era coinvolta, era inserita, però è anche vero che il suo è uno sguardo di una persona che viene da un altro paese, quindi l'angolazione è diversa. Ecco, in questo libro cerco di propongo varie angolazioni da cui si può vedere il mondo di lingua tedesca. E, per esempio, anche la politica è Ti faccio subito importante anche una qui. domanda sulla, proprio sulla politica. Allora, una domanda un po' provocatoria. Allora, la Germania è davvero il motore economico e politico dell'Europa oppure è, come dicono alcuni, un gigante dai piedi d'argilla? Allora, la Germania, dal mio punto di vista, la Germania, sicuramente dal punto di vista economico è un paese solido, direi, no? Che ha una certa solidità. E questo non vuol dire che, non abbia dei problemi. Allora, adesso che le fondamenta siano di argilla, con questo proprio non concordo, però. Però la Germania in questo momento, per esempio, deve affrontare un'inflazione molto alta, cioè circa un 10% di inflazione che non aveva dal 1951, no? Teniamo conto che l'inflazione è vissuta dai tedeschi in modo molto più drammatico che non da noi, no? Loro avevano la Repubblica di Weimar, quindi prima del nazismo, era a un certo punto, è vero che c'era stata la crisi mondiale del 29, però la Germania era particolarmente legata all'economia degli Stati Uniti e quindi è stata questa inflazione, per loro è stata devastante. Poi hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, che sappiamo a cosa ha portato, cioè la Germania è stata devastata da quella guerra, no? E quindi li mette molto in difficoltà.
No, altra cosa che volevo dire, per esempio, Merkel, se pensiamo negli anni, lei ha cambiato anche la politica, no? Anche nei confronti dell'Europa, ricordiamo quanto era stata dura inizialmente per un lungo periodo con la Grecia, no? E poi invece ha cambiato politica, no? Perché si è resa conto che anche la loro economia è interconnessa. Quando c'è stata la pandemia, no, la pandemia, a un certo punto lì non volevano bloccare le attività, non volevano bloccare le attività economiche, no? E le grandi industrie automobilistiche sono andate da Merkel e hanno detto: guarda, che se in Italia le aziende non lavorano, le aziende che ci forniscono dei pezzi che sono fondamentali perché noi riusciamo a produrre le automobili, non riusciamo a lavorare neanche noi. E quindi di questo ha dovuto tenere conto, e di questo la Germania tiene conto sempre di più, perché non può andare da sola. Quindi io direi i piedi d'argilla no, perché anche quando c'è stata la pandemia, per esempio, la Germania è intervenuta anche in campo culturale. In campo culturale la Germania ha pagato gli stipendi agli artisti, agli scrittori, no? Che non andavano, per esempio, alle presentazioni dei loro libri, no? E lo scrittore tedesco, quando va alla presentazione di un libro, viene pagato, no? E ecco, è intervenuto lo Stato, ha pagato gli attori, sono stati pagati, no? E ecco, in Italia non è stato così, perché loro comunque ci tengono molto anche proprio alla parità di bilancio, no? Anche quello c'è da tenere conto, non si vogliono indebitare, ma questo per le esperienze pregresse, no? Però questo ha permesso loro di intervenire. Però questo non vuol dire che non abbiano problemi, no? Ecco, ecco, Paolo Valentino ha detto: la forza della Germania è saper imparare dai propri errori. Allora, dopo questa austerità, questa severità che hanno avuto, hanno capito che non possono prescindere dall'economia e dagli altri paesi, e quindi cercano di andare incontro, ovviamente tutto con difficoltà. No, tanto ho letto un articolo di recente, dice: c'è il pericolo in Europa che la Germania vada per conto suo, no? Loro prendono iniziative prima che gli altri quasi se ne rendano conto, ci pensino, e non è detto che sia sempre positivo, no? Allora, senti, sempre proprio la Merkel, di fatto gli ultimi 15 anni della politica e della società in Germania sono state segnate dal lungo governo della Merkel. Come ha caratterizzato la politica e la società tedesca e anche che eredità ha lasciato alla Germania? Sì, allora su Merkel sono usciti diversi libri, no? Quindi è una figura, io direi, molto interessante. Allora, cosa ha caratterizzato la politica della Merkel? Io direi la cosa principale è che ha un po' socialdemocratizzato la CDU, no? Il Partito Cristiano Democratico Tedesco. Lei, diciamo, in una campagna elettorale, lei aveva cominciato con l'ideologia, no? Aveva cominciato a proporre la flat tax, e era stata una campagna disastrosa. Ha capito di aver sbagliato, ha superato l'ideologia. Quindi, a seconda del momento, della situazione, eccetera, lei ha cambiato politica. Lei, per esempio, parliamo del nucleare. Lei per molto tempo è stata una sostenitrice delle centrali nucleari, una sostenitrice convinta, anche se l'opinione pubblica tedesca non era favorevole alle centrali nucleari. Loro ne avevano tante. Mi ricordo quando abbiamo avuto Chernobyl, io ero ad Amburgo, solo ad Amburgo c'erano tre centrali nucleari. Ci sono state tante di quelle manifestazioni, anche con momenti violenti, discussioni. Andavo all'università, c'erano discussioni molto accese proprio sulle centrali nucleari, e quindi grosse proteste, insomma, quindi pressioni proprio per
per smantellarle, no? Da allora è passato molto tempo, ma il dibattito si è protratto. Ecco, Merkel era una convinta sostenitrice delle centrali nucleari. Quando è successo l'incidente di Fukushima, ha cambiato idea. È diventata una cancelliera ambientalista, no? Ambientalista. Adesso sto parlando solo delle centrali nucleari, poi ci sono tante cose, però dopo si è impegnata a smantellarle. Ecco, questo è stato un esempio, no? E lo stesso pensiamo alla politica dell'accoglienza, dell'immigrazione, no? A un certo punto diceva sì, noi possiamo accogliere degli immigrati, ma dobbiamo mettere dei limiti, no? Fino nel 2015 ha proprio cambiato idea, diciamo, ha molto incrementato l'accoglienza, no? Ha accolto molti, molti profughi siriani. E questo anche perché la Germania ha bisogno di immigrati, anche lì cercano delle nascite, no? E quindi ha bisogno di manodopera, magari specializzata, eccetera, però c'è anche un problema di denatalità. E questo, diciamo, sicuramente questa è stata la politica di Merkel. Però è una politica che è anche sostenuta in Germania da diversi, anche ovviamente tutto avviene, non, questo processo non è indolore, ha avuto delle forti critiche anche all'interno della forza politica che l'appoggia, parlo della CSU, dell'Unione Cristiano-Sociale, che è la Democrazia Cristiana Bavarese, che però alle elezioni politiche si presentano sempre insieme. Alla CDU ha avuto grosse critiche, ci sono stati anche momenti di tensione perché l'integrazione ovviamente non si realizza da un giorno all'altro, però c'è stato questo. Ecco, di recente, per quanto riguarda appunto questa politica che è comunque appoggiata in Germania da una grande parte della popolazione, lo posso confermare che la scorsa settimana è venuto qua in Veneto un ambasciatore tedesco, Viktor Elbling, e ha detto: noi abbiamo bisogno, lavoriamo molto sull'immigrazione perché abbiamo bisogno di compensare il problema della denatalità, e quindi adesso. Diciamo, secondo lui è considerata normale, ma ci è voluto molto tempo. Teniamo conto anche che ci sono comunque dei problemi, perché il partito L'Alternative für Deutschland non è d'accordo, no? Quindi ci sono anche queste resistenze. E vediamo l'eredità di Merkel. Dal mio punto di vista ha lasciato sì una eredità importante. Parlavamo prima così a tu per tu, no? Della Merkel come donna in politica. Adesso è considerato normale, no? Che le donne siano in politica. Ovviamente il merito non è solo suo. Però ha dovuto nel corso del tempo ha dovuto fronteggiare molta misoginia anche, no? E lei ne era consapevole. Un esempio che si può fare è l'abbigliamento, no? Allora, l'abbigliamento era appena entrata in politica, lei vestiva malissimo, vestiva un po', appunto, ho parlato in questi giorni con la corrispondente di Repubblica Tonia Mastrobuoni, che l'ha seguita molto bene, e diceva: era un po' lei, Merkel, appunto, veniva dall'est, no? Dall'ex Germania Est, dalla Germania comunista, era un po', diciamo, anti-occidentale, no? Il suo modo di vestire, però. Dicevano anche politici vicini a lei che vestiva talmente male che a un certo punto le ha detto: senti, guarda che devi cambiare, non puoi continuare ad essere così. E allora lei a un certo punto ha deciso sì di cambiare abbigliamento, però si è fatta fare dei completi che erano un po' tutti uguali, no? Quindi non è mai stata elegante.
Ma volutamente, e perché volutamente? Perché quando le donne sono in politica, si guarda sempre come si vestono, no? Quella si veste così, anche su Meloni sono stati fatti commenti, adesso cambia le scarpe, non cambia le scarpe, eccetera, no? E lei ha detto, no, io mi vesto così perché... La gente si deve abituare ad ascoltare quello che dico, a vedere quello che faccio, non a guardare come sono vestita. No, e dal mio punto di vista è stato coraggioso e credo che ci abbia lasciato una certa eredità. Io direi, per esempio, anche un'altra cosa che mi viene in mente, la politica ambientale. Ecco, quando sono cominciati i Fridays for Future, molti delle generazioni non giovani hanno espresso un certo scetticismo. Ecco, lei invece no. Lei, ecco, ha capito immediatamente quanto fosse importante, si è fatta fotografare con Greta e ha dichiarato anche dobbiamo agire sui giovani perché poi i giovani convincono i genitori. Quindi ha avuto questa intuizione immediatamente. Ecco, quindi direi di sì. Poi come eredità, per esempio, non sempre l'eredità è apprezzata, diciamo, ma ha lasciato anche dei problemi. Pensiamo al gasdotto, no? Al gasdotto che la Germania ha realizzato, l'aveva realizzato Schröder, no? Il cancelliere socialdemocratico che l'aveva preceduta. Aveva ritenuto importante realizzare questo gasdotto che permettesse alla Germania di rifornirsi di gas direttamente dalla Russia, non dall'Ucraina, perché con l'Ucraina c'erano dei problemi, quindi la bypassiamo. Ecco, Merkel però ha deciso di tenerlo, cioè non si è opposta, l'ha tenuto. E pensava in questo modo di tenere a bada Putin. Lei pensava che con i rapporti economici Putin non avrebbe mai osato dare dei problemi alla Germania e all'Europa. Pensava che lui fosse più dipendente economicamente che non noi. Ecco, parlavo proprio anche con Tonia Mastrobuoni, secondo Tonia Mastrobuoni è stato un errore clamoroso e devo dire, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, i tedeschi hanno, o almeno una parte dei tedeschi, hanno detto Merkel ci ha lasciato un'eredità pesante e adesso abbiamo le mani legate, adesso non siamo dipendenti per il 55% del gas dalla Russia e quindi siamo deboli. No, quindi ha lasciato delle eredità, diciamo, apprezzabili, però anche dei problemi non da poco, insomma. Ma senti, ti faccio un'altra domanda provocatoria. Alcuni dicono che lei non abbia lasciato nessun erede all'interno della CDU e che il suo vero erede sia Scholz, il nuovo cancelliere. È così Sì. oppure... Ecco, il contributo che ho pubblicato qua dice un po' questo, no? Che in effetti pare che lei non abbia proprio appoggiato quello che sarebbe dovuto essere il suo erede, cioè Laschet, e invece ha lasciato credere che la continuità fosse quella con Scholz. Bisogna dire anche che Laschet ha fatto degli errori in campagna elettorale che ha pagato perché quando c'era in occasione dell'inondazione l'hanno ripreso che rideva, era a un incontro, diciamo, ufficiale insieme ad altri politici, quindi ovviamente io credo che gli elettori comunque non l'avrebbero perdonato. Ecco, c'è certo questo sospetto, non so, anche Ursula von der Leyen, no? Era la sua
la sua ministra, è stata ministra della famiglia, ha fatto riforme importantissime, è stata bravissima. A un certo punto l'ha messa alla difesa, che era difficile, insomma, un ministero difficile, e qualcuno pensa che perché sarebbe stata una rivale, no? E quindi ha voluto un po' bloccarla. Ecco, quindi ci sono queste perplessità. Ecco, E il però nuovo certo. cancelliere che tipo, insomma, la sua storia politica, che tra l'altro sta governando con una coalizione inedita per la Germania, la coalizione Sì. Semaforo, giusto? Sì. Sì. La coalizione semaforo ha un punto rosso, giallo, verde, no? Quindi il rosso dei socialdemocratici, il giallo dei liberali, ecco, i liberali, e il verde dei verdi, degli ecologisti. Quindi, allora, precedentemente liberali e verdi non si erano mai messi d'accordo, non sembravano incompatibili. Questa volta è riuscito a formare la coalizione. Ecco, bisogna dire che l'ambientalismo dei Verdi molte volte è considerato di intralcio ai liberali, all'FDP, perché loro sono più per l'industria. No, io vorrei dire anche in Germania, adesso non so se ci sia proprio il legame, quello non credo che sia stato provato un certo legame, però la Germania, devo dire, che col tempo ha sempre più capito che l'ambientalismo non è in contraddizione con l'economia, anzi può diventare una fonte di guadagno. Sì, Scholz è una figura interessante. Lui è in politica da tantissimo tempo, è cresciuto ad Amburgo, è stato sindaco di Amburgo, e Amburgo è tradizionalmente una città di sinistra, no? Però ha avuto il Partito Socialdemocratico, cioè, però il Partito Socialdemocratico ha vissuto anche dei tempi, diciamo, in cui non aveva il successo a cui era abituato lì. E Scholz, più di una volta, insomma, è riuscito ad avere molti voti. E così, non è sempre stato rose e fiori quello che ha fatto, cioè anche lui ha avuto dei problemi, qualche volta si è scusato pubblicamente. Ecco, avevamo parlato di Scholz all'Università di Udine, dove insegno proprio nel marzo scorso. Lui era già cancelliere con la corrispondente, l'ex corrispondente dello Spiegel in Italia, Birgit Kratz, che oramai, insomma, ha 83 anni, però segue molto la politica. Anche lei vive ad Amburgo adesso e lo conosce personalmente. Anche come giornalista esperta di politica, credo che il suo commento sia molto importante. Lei dice un democratico, proprio molto molto democratico, Scholz, lei ha molta stima. Allora c'erano delle perplessità, no? Quando la Russia aveva appena invaso l'Ucraina e ci si aspettava magari che la Germania prendesse una posizione più decisa, no? È stato un po' accusato di essere passivo al momento, e lei aveva detto: ma lui ha le mani legate proprio perché i governi precedenti avevano reso la Germania dipendente dalla Russia, no? Per il gas. E quindi sì, comunque, ecco, lui era uno che suo padre ha detto: ma lui da quando ha 8 anni che dice che vuole diventare cancelliere. No, un po' così, e alla fine ci è riuscito.
E senti, abbiamo parlato là di uno dei partner, insomma, i liberali, però una delle peculiarità della politica tedesca sono i verdi. Sì. Di fatto i verdi tedeschi sono anche una peculiarità in tutta Europa, perché i verdi come sono in Germania non ce ne sono da nessun'altra parte. Ci puoi parlare anche un po' di loro, anche dal punto di vista storico e anche dalla loro piattaforma politica, che è anche diversa rispetto alle altre. Dei verdi in giro per l'Europa. Sì, loro sono nati negli anni 70, diciamo, hanno raccolto tutte quelle l'eredità dei movimenti di protesta degli anni 60 e 70. Ecco, sono tradizioni, hanno diverse anime, no? Io mi ricordo quando all'inizio degli anni 80 se ne parlava. Dicevano c'è proprio di tutto dentro, c'erano comunisti, no, ambientalisti, eccetera, quindi erano molto, molto variegati. Comunque erano attivi nel pacifismo anche contro il riarmo di Helmut Schmidt, e appunto comunque molto ambientalisti, sono visti con maggior favore nei vecchi Länder, cioè nei Länder che prima erano la Germania Ovest, diciamo, mentre sono visti con un po' con una certa diffidenza all'est, e questo perché quando si stava per concretizzare la riunificazione, i Verdi erano un partito che volevano la terza via, la cosiddetta terza via, no? Quindi non una riunificazione, sì, ma non veloce, volevano un attimo realizzarla con più lentezza, no? Con più calma, fare attenzione, eccetera. Poi invece gli abitanti della Germania Est volevano una riunificazione veloce, volevano immediatamente il cambio del marco 1-1, eccetera. Quindi io mi ricordo che nel 97 andai a Berlino, però a Berlino Est ero ospite di una famiglia di tedeschi, e loro poi della Linke, e quindi del partito che è l'erede, no, del vecchio Partito Socialdemocratico della Germania Est. Gli ho detto: ma senti, cosa ne pensi dei Verdi? Ma ho detto: francamente non mi piacciono, vogliono far pagare la benzina, cos'era, 5 marchi al litro, cioè era un prezzo molto alto per allora, no? Per lui non era concepibile, no? Ecco, bisogna dire che i Verdi poi adesso si chiamano Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90 era una forza politica che aveva molto lottato per la democrazia nella ex DDR, appena prima che ci fosse la riunificazione, quindi si sono uniti. Ecco, bisogna dire, loro adesso hanno molto. Diciamo, hanno ceduto un po' sul piano del pacifismo, no? E puntano molto sull'ambientalismo. Secondo me, io direi che per governare, da quando sono entrati nei governi, insomma, anche adesso appoggiano il rifornimento di armi, eccetera. Insomma, sono più interventisti, anche se c'è dibattito all'interno dei Verdi, no? Mi sembra molto interessante che la ministra degli esteri sia del Partito dei Verdi, e è molto stimata, Annalena Baerbock, anche se durante la campagna elettorale era stata molto attaccata. Invece ce l'ha fatta. I Verdi negli ultimi anni hanno molto successo, anche in Baviera hanno avuto molto successo, cioè percentuali molto più alte che non in passato. E appunto questa ministra degli esteri prende posizione adesso, per dire, sta preparando un nuovo piano
per modificare le relazioni tra la Germania e la Cina, perché teme che la Cina influenzi anche negativamente la Germania, che diventi una seconda Russia, no? E quindi incontra molti capi di Stato, ma appunto è molto molto stimata. Ecco, bisogna dire anche la politica ambientalista in Germania è importante, come dicevo, la stessa Merkel l'ha realizzata. E per mia esperienza personale, quando ero stata per un periodo, diciamo un mese per la prima volta in Germania, era l'82, e mi ricordo che andavo a scuola, ero stata ospite in una scuola tedesca, in un liceo, e andavo anche con altri studenti italiani a seguire le lezioni, e avevamo tutti notato come i docenti insistessero con i bambini sull'importanza del bosco, della natura, eccetera. Quindi secondo noi c'era anche questa, è importante anche questa educazione che loro ricevono fin da bambini. Ho capito, quindi fa parte proprio della cultura di lingua tedesca, Ma l'ambientalismo. io penso di sì. Cioè, mi ricordo un altro episodio interessante, appunto, questa cultura, no, vissuta da un italiano, no? Da Burgo, nella mensa studentesca, lavorava un sardo, un signore sardo, e raccontava: "Ma sai, quando vado per strada così, io butto la carta per terra, no? Succede." E il figlio gli diceva: "No, no, papà, che cosa fai? Inquini l'ambiente, per carità." Ecco, perché il suo bambino frequentava la scuola lì, e quindi secondo me era significativo. Per carità, può succedere anche in Italia, che il bambino richiami il genitore, o che ho visto anche scene di italiani che richiamano altri italiani che buttano la carta per terra. Però insomma lui si meravigliava, ecco. Allora, ricordo a tutti che siamo in diretta su tre social, su Facebook alla pagina Storia Memoria, su YouTube alla pagina Radio Balcani e su Twitch alla pagina Orizzonti Chioggia. Ricordo a tutti gli spettatori che se vogliono possono porre delle domande a Sandra commentando direttamente nei vari social. Vi ricordo ancora il libro Caleidoscopio tedesco a cura di Sandra Paoli, Edizioni Italy. È possibile acquistarlo online su Amazon, sul sito della rivista italy.com. Allora, un'altra domanda. Abbiamo parlato dell'unificazione, quindi del muro di Berlino. Qual è l'eredità del muro di Berlino? E dopo l'unificazione persistono tuttora delle differenze tra Germania Ovest e Germania Est? Ed è vero che la Germania Est è, diciamo così, un brodo di cultura favorevole anche a formazioni non democratiche dell'estrema destra? Sì, allora. La riunificazione è stata fortemente voluta. Pensiamo, non so, il simbolo, diciamo, della divisione, che poi era il simbolo della divisione anche dell'Europa, era il muro di Berlino. Quando è stato costruito, no, nel 61, tra il 12 e il 13 agosto del 1961, il sindaco di Berlino era Willy Brandt, no? Il socialdemocratico Willy Brandt, e era mortificatissimo quando ha visto costruire il muro di Berlino, oltretutto anche perché morivano delle persone che cercavano di oltrepassarlo, e quindi lui ha cominciato a fare una politica che poi è stata definita Ostpolitik. No? Lui diceva: "Quel muro non possiamo abbatterlo, però possiamo perforarlo", metaforicamente. Quindi ha curato i rapporti tra le due Germanie,
e quindi anche con la Russia, no? Con l'Unione Sovietica, perché altrimenti con la Germania Est non poteva prendere decisioni in modo autonomo, insomma, ha realizzato una politica molto difficile, considerato anche che era l'epoca, no? L'epoca di fortissime tensioni tra le due parti. Ecco, lui ha preparato il terreno per la riunificazione finché non si è riusciti a farla. Ecco, i tedeschi non hanno mai accettato questa divisione, poi ovviamente le posizioni erano diverse, quindi abbiamo avuto due paesi che per 40 anni sono vissuti in due sistemi diversi, in due realtà diverse. A un certo punto questa riunificazione, no, è stata realizzata molto velocemente. Allora il cancelliere era Helmut Kohl, e così in Unione Sovietica c'era Gorbaciov, che quindi ha favorito la realizzazione della riunificazione. Ecco, per dire cosa ha lasciato la riunificazione. La riunificazione, diciamo, io credo appunto che molti non tornerebbero indietro, anche se qualcuno, più di una persona, dice che stava meglio prima della caduta del muro, no? È stata, diciamo, da un lato loro hanno avuto la libertà di viaggiare, più libertà di opinione, no? Però è stata, noi anche, abbiamo inserito nel libro anche un contributo, che è una voce critica alla riunificazione. Per esempio, ci sono anche ancora oggi delle ferite, perché il fatto che sia stata così veloce, cosa ha comportato? Che, per esempio, delle attività, no, delle aziende che funzionavano bene nella Germania Est sono state tutte chiuse e poi vendute o svendute all'Ovest, praticamente a tutti quelli dell'Ovest. Nessuno di loro l'ha comprata, anche perché avevano, cioè, il cambio del marco uno a uno, no? Allora avevano entrambi una moneta, no? Un marco, però il marco della Germania dell'Ovest valeva molto di più del marco della Germania dell'Est, e avevano discusso molto prima di arrivare alla concessione di fare il cambio uno a uno, ma era per una cifra limitata, non per tutti i risparmi che avevano. E quindi il tedesco dell'est, anche oggi hanno molti meno risparmi rispetto ai tedeschi dell'ovest, e anche i redditi sono diversi, no? Non sono ancora uguali, anche se sono stati fatti molti passi in avanti. Hanno, diciamo, più benessere oggi, direi. Ma non come quelli dell'Ovest. Molti sono emigrati dall'Est all'Ovest, comunque si sono sentiti anche un po' cittadini di serie B, si sono sentiti un po' mal, si sono sentiti anche maltrattati, no? Chiamavano, appena dopo la riunificazione, chiamavano i cittadini dell'Ovest Besserwisser, no? In tedesco c'è Besserwisser, che è quello che la sa lunga, no? Che sa qualsiasi cosa, la sa meglio degli altri, no? E rispetto a quelli dell'est, no? E diciamo, queste ferite ci sono ancora. Ecco, dicevo, qualcuno mi ha detto: io stavo meglio prima di adesso. E questo, ti dico, nel 2019 mi è stato detto, non tanti anni fa. Era una signora anziana di una certa età, che aveva bisogno di lavorare un po' come custode di una casa, perché ha la pensione bassa, no? Non ha tanto di pensione, vive a Berlino i prezzi sono molto aumentati e quindi non ce la fa con la pensione. Lei dice: se fosse rimasto tutto come prima, vivrei dignitosamente, non avrei voglia, non avrei bisogno di lavorare. No, ecco, e probabilmente anche altri. Ci sono anche delle ferite che loro hanno avuto. Per esempio,
Ecco, dopo, appena dopo la riunificazione, è vero che c'era lo stato sociale, eccetera, però per esempio prima il lavoro era assicurato a tutti e dopo hanno avuto una disoccupazione alle stelle e loro non, 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 e molti non avevano neanche il coraggio di andare all'ufficio di collocamento, no? Perché era una vergogna, cioè abituati ad avere il lavoro assicurato, convinti che chi avrebbe voluto lavorare, avrebbe lavorato, avrebbe avuto successo, magari si sono ritrovati licenziati, è stato terribile. No? Ecco, questa c'è da dire anche questo, che queste, diciamo, umiliazioni, queste ferite che hanno avuto sono state trasmesse anche ai figli, no? Quindi non è, cioè sono critici col sistema non solo coloro che hanno vissuto nella DDR, ma anche chi è nato dopo. E, ecco, riguardo a queste forze politiche, no, di estrema destra come l'AfD, no, che hanno più successo nei nuovi Länder, quindi nell'ex Germania Est, questo è vero. Questo viene spiegato in diversi modi. Uno dei motivi, uno dei motivi pare che sia proprio il fatto che loro si siano sentiti umiliati, no? Che proprio le loro attività siano state azzerate e quindi vogliono un po' una rivalsa. Ecco, altri studiosi, per esempio, dicono: ma è perché nella ex Germania Est non c'è stata la rielaborazione del passato nazista, la Vergangenheitsbewältigung. Allora, dopo il nazismo, no, dopo ben finito il nazismo, inizialmente all'Ovest c'è stata la rimozione, insomma, c'è stato il processo di Norimberga, ma insomma la denazificazione, ma non è stata considerata una vera e propria rielaborazione del passato, che c'è stata invece col 68, quando i 68ini hanno proprio preteso che i loro genitori spiegassero cosa hanno fatto durante il nazismo. Ecco, alcuni affermano che nell'est è stata l'est si considerava antifascista, però hanno detto che è una cosa che veniva dall'alto, non è stata elaborata dai cittadini in realtà, quindi può essere quello. Io non so, vedo su alcuni libri scrivono che, per esempio, la memoria, no, la memoria del nazismo in Germania dell'Est c'è da dopo la riunificazione. Ecco, questo per esempio io non lo condivido perché quando c'era ancora il muro di Berlino, quando esisteva la Germania dell'Est, io mi ricordo che organizzavano delle visite agli ex campi di concentramento a Buchenwald, per esempio, e dedicavano parecchio tempo a questa visita, no? E quindi mi sembra, non si può dire che non ci fosse la memoria dal mio punto di vista. Forse bisogna vedere quanto è stata profonda questa rielaborazione. Senti, un'altra, proprio anche ci colleghiamo anche a questo, la rielaborazione. Un'altra parte fondamentale del libro è dedicata anche all'Austria. L'Austria ha, insomma, uno stato diviso tra un passato glorioso imperiale e questo nuovo ruolo di fatto di stato cerniera con l'Europa orientale e i Balcani, tanto che di fatto soffre anche di alcune problematiche che sono tipiche anche dei paesi balcanici, tipo ad esempio come la rotta migratoria, le crisi Sì. migratorie passano per l'Austria e questo. Tra l'altro in Austria qualche settimana fa ci sono state le elezioni presidenziali che sono state vinte dal presidente uscente Van der Bellen,
c'è stata anche la formazione di questo partito, il partito della birra, che sembra bizzarro, ma leggendo il programma non lo è. E in Austria, in certe zone, come la Carinzia, c'è una forte affermazione, continua una forte affermazione dell'estrema destra, della destra radicale, dell'FPÖ, giusto? E se ci puoi fare un po' un quadro dell'Austria, sia dal punto di vista politico, anche se in Austria c'è stata una rielaborazione del passato. Sì, allora, sì, l'Austria, è molto interessante, anche se adesso è un paese piccolo, no? E appunto è sempre stato anche uno stato, cioè da molto tempo, no? È uno stato multiculturale, era anche un impero multiculturale, no? Con molte lingue, tanto che e questo era stato anche un problema, è stato anche quello che ha contribuito a far crollare l'impero asburgico, che non è riuscito ad adeguarsi abbastanza, faceva riforme per cui è arrivato in ritardo. Però bisogna dire, i tentativi li aveva fatti Francesco Giuseppe, tanto che nei suoi discorsi cominciavano con Meine Völker, i miei popoli, che allora era importante, insomma, era una novità. E l'Austria, sì, nel 1938, quando è stata annessa, no, è arrivato Hitler, ha salutato Hitler, cioè ha accolto con favore Hitler. E quindi anche, sì, vabbè, lo si vede anche nei film quanto sono stati umiliati anche gli ebrei, c'era un antisemitismo, no, che covava. Da prima, lo si legge anche nella letteratura, per esempio in quella di Josef Roth. Poi quello che era interessante, secondo me, è vero che c'era questa vicinanza da parte di loro al nazismo, no? Però nello stesso tempo alcuni intellettuali affermano che è stato sbagliato far cadere l'impero austro-ungarico, l'impero asburgico, perché se fosse stato tenuto in vita sarebbe stato un contrappeso rispetto a Hitler, e anche là gli Asburgo erano comunque illuminati, no? Senz'altro più di Hitler, quindi appunto non è, credono che sia stato un errore clamoroso farlo cadere. Ecco, riguardo alla politica, io so che gli austriaci, anche loro, stanno molto attenti alle mosse che fanno, proprio per non essere interpretati male, insomma, no? E oggi anche non è il nuovo presidente, perché già Van der Bellen è stato confermato, diventerà presidente, no? E veniva dai Verdi anche lui, anche se adesso, no, si definisce parteilos, quindi indipendente. Ecco, lui ha considerato la sua vittoria una vittoria della democrazia, tanto che varie forze politiche, diverse forze politiche democratiche, l'hanno, diciamo, appoggiato, e lui ha vinto con un buon margine, non è stato necessario il ballottaggio, no? Ecco, e l'altro candidato che è arrivato dopo di lui ha preso cosa, un 17%, lui ha preso più del 50%, e quindi siamo abbastanza, sì, la democrazia viene tenuta d'occhio. Non credo che io sappia, è stata la Germania proprio che ha fatto la maggiore Vergangenheitsbewältigung. Anche Angelo Bolaffi ha detto che nessun paese occidentale ha fatto una rielaborazione del passato così come l'ha fatta la Germania. Ecco, anche se, appunto, ripeto, stanno attenti. Devo dire anche un'altra cosa importante, secondo me, è che Van der Bellen, anche se non ha il potere che ha il cancelliere, no? Che è il cancelliere tedesco, il presidente, però ha preso posizione contro la corruzione. In questi giorni Kurz è sotto processo,
no? Per il motivo per cui si è ritirato, no? E Van der Bellen proprio non molti giorni fa ha detto che assolutamente, cioè, che lui farà, cioè, si è proprio impegnato pubblicamente a fare di tutto per contrastare la corruzione. Ecco, secondo me anche quello è importante perché molte volte la corruzione porta a una sfiducia nella politica, no? E quindi a una difficoltà per la democrazia. Ho capito, ho capito. Senti, dopo un'altra, questa è più che altro una curiosità. Leggendo il libro, c'è anche la pagina, la parte dedicata alla Svizzera ed emerge come gli svizzeri tedeschi non amino i tedeschi. Sì, è vero, questo appunto, questo contributo che abbiamo, che ho pubblicato sulla Svizzera è un'intervista a due personaggi del cinema, Oliver Riss e Marie Leuenberger. E appunto ho fatto raccontare loro Zurigo, no? Una città importante della Svizzera, e mi dicono Zurigo è una città aperta, multiculturale, così però c'è un odio antitedesco, a volte anche ci sono delle situazioni veramente pesanti nei confronti dei tedeschi e magari dei tedeschi che vengono. Che vanno in Svizzera per dire a mangiare qualcosa, vanno al ristorante e in realtà abitano a 10 km da loro, no? Diciamo questo soprattutto però nelle campagne. E quello che si è cercato con loro anche di capire le cause di questa, diciamo, diffidenza. E una delle cause, secondo loro, è la differenza che c'è riguardo alla comunicazione, al modo di comunicare, no? Allora diceva, quando si esce insieme, eccetera, in Svizzera si discute di qualcosa e si ascolta l'interlocutore, no? Si è, diciamo, abbastanza condiscendenti, eccetera. Ecco, il tedesco, e questo è molto importante secondo me capirlo, il tedesco è diretto, allora si fa una discussione e tu dici una cosa, io non sono d'accordo, no, guarda che ti sbagli, questo non è vero, no? Magari lo dicono anche in modo deciso, no? Possono avere discussioni accese e dopo 2 minuti sono lì che bevono la birra insieme, che ridono e scherzano, no? Perché questo è semplicemente uno scambio di opinioni. Loro dicono, lo svizzero, se l'interlocutore esprime disaccordo, mettono questa cosa su un piano personale. Quindi probabilmente la comunicazione tra svizzeri e tedeschi è difficile. Un'altra cosa che gli svizzeri amano i convenevoli, un po' anche come noi italiani, no? Marie Leuenberger raccontava che lei ha il compagno tedesco, quindi che è stato oggetto anche di battute poco simpatiche da parte degli svizzeri. E comunque erano in Germania, lei ha fatto una telefonata perché aveva bisogno del copione per prepararsi. E allora ha chiamato e ha detto, ah, buongiorno, io sono Marie Leuenberger, e ha parlato un po' di sé, come va, eccetera. Dopo un po' ha detto, sarebbe carino se mi mandaste il copione. Finita la telefonata, il compagno le dice, ma Marie, ma non potevi chiedere direttamente il copione? No. Quello era il motivo della telefonata. Invece lei dice no, perché se si parla di altro poi si lavora meglio, no? E questo è interessante secondo me anche per noi italiani. L'ho visto anche in un film americano di recente, che vabbè, era su Wall Street, sulla crisi, no? Sulla crisi finanziaria, e un americano andava in Svizzera perché voleva portare i suoi soldi guadagnati illegalmente, no? E anche con un banchiere disonesto, insomma, comincia a parlare di tutt'altro, proprio di quei soldi, e l'americano dice, sì, ma scusa, qua cosa possiamo fare con i nostri soldi? Possiamo depositarli qui o no? Gli ho detto, ma lei non lo sa che qua in Svizzera prima si parla per 10 minuti di tutt'altro e poi si arriva al dunque, no? Ecco, quello, la stessa cosa è stata scritta
nella prefazione di questo libro dal professor Giovanni Sampaolo, no, che dice: quando i tedeschi discutono, discutono per ricercare la verità. Lui fa l'esempio di quando è stata fatta la riforma della lingua tedesca, no? È stata fatta una riforma dell'ortografia, praticamente. Ci sono state discussioni accesissime, così molti erano coinvolti. Cosa, secondo lui, in Italia mai ci sarebbe stata una cosa del genere, no? E in Italia bisogna sempre stare attenti a contraddire l'interlocutore perché, appunto, tutto viene messo su un piano personale, un po', mi pare un po' come in Svizzera, no? Mentre il tedesco ricerca la verità, però può essere, cioè se un tedesco parla così con noi, magari noi ci offendiamo, no? E questo può essere importante anche studiare la lingua tedesca, studiare la letteratura tedesca, no? E anche comunque la lingua prima di tutto. E sto pensando anche, per esempio, a Chioggia, no? A Sottomarina che è vicina a Chioggia, con i suoi 10 km di lungomare, no? Per i tedeschi è una delle perle del Veneto, no? C'è molto turismo tedesco. Ecco, è molto utile intanto esprimersi nella loro lingua perché così loro sono più contenti, però anche per comprenderli meglio, usare le espressioni che a loro corrispondono di più. E però, siccome la lingua rispecchia in realtà la cultura, no? Studiando la lingua si capisce meglio anche la cultura, la mentalità, no? Di un altro popolo, si comunica meglio e si può capire che loro anche si esprimono in un certo modo, si atteggiano in un certo modo, perché questo fa parte della loro cultura e quindi anche, secondo me, anche la nostra economia ne trae giovamento se ci si pone in questo modo. Capito. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Abbiamo parlato di immigrazione, di Germania e di Svizzera, che sono due mete storiche dell'immigrazione italiana. Della Germania hai detto che ci sono stati dei turchi di seconda generazione che hanno avuto successo nell'economia, nella politica. Il ministro dell'agricoltura è d'origine Sì. turca, Özdemir, Sì. e italiani sia in Germania sia in Svizzera ce ne sono che hanno avuto successo nella politica, nell'economia, nella cultura? Sì, beh, per esempio in Germania io citerei di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo, che è il direttore di uno dei giornali tedeschi più importanti, il Die Zeit, no? È un giornale che ha la forma del quotidiano proprio tradizionale, ma esce una volta alla settimana. E non solo, diciamo, lui è italiano per metà, vive in Germania, eccetera, però insomma partecipa anche a trasmissioni italiane, così il suo cognome è italiano, cioè, e bisogna dire che fa il direttore molto bene, perché Die Zeit è l'unico giornale che non ha problemi di tiratura. Prima di lui non c'erano riusciti, con lui sono riusciti a recuperare lettori e lui fa un lavoro straordinario perché per esempio si dedica molto ai giovani, dedica delle pagine ai giovani, fa fare abbonamenti molto, molto a prezzi molto bassi ai giovani. E l'ho visto personalmente che effettivamente riesce a coinvolgerli perché compro il Die Zeit tutte le settimane e ho trovato due pagine proprio di intervista a Greta. E allora, siccome insegno anche al liceo, no, il liceo Canova di Treviso, e siccome ho delle allieve ambientaliste, ho detto: aspetta, che vi regalo questa parte del giornale Die Zeit, no? Ve la lascio, era un sabato all'una meno 10. Loro si sono messe a leggere il giornale in tedesco e a parlare di Greta.
Ecco, e così lui propone anche altri argomenti interessanti, tipo, non lo so, i rapporti di coppia, oppure addirittura una ricetta tutte le settimane, oppure non so, scrittori ucraini che scrivono un racconto, così come anche altri scrittori tedeschi, oppure un ucraino che rappresenta, diciamo, con un dipinto come vede la guerra in Ucraina, quindi estremamente coinvolgente e ha un successo che in questo momento la carta stampata fa fatica ad avere, insomma. Capito. E in Svizzera ce ne sono altri? In Svizzera ce ne sono di sicuro, perché ormai anche tanti italiani abitano proprio in Svizzera. In questo momento non mi viene in mente una persona. Ma nella Mi politica, pare. in Germania, nella politica c'è qualcuno che è riuscito ad arrivare a ruoli nazionali oppure... Gli italiani in politica non me ne vengono in mente In più in questo che altro momento. nella società, insomma. Nella società sì. Bisogna dire anche che, come si dice, i turchi sono la maggiore minoranza adesso, dagli anni 70 hanno superato gli italiani, sono proprio molti, quindi forse i loro nomi sono quelli che spiccano di più in vari campi. Italiani in politica non me ne vengono in Okay. mente, no. Allora, beh, ma dopo senti, proprio questa è l'ultimissima. I rapporti tra Germania e Turchia, c'era stato qualche anno fa dei rapporti tesi con Erdogan, anche riguardo le influenze che avevano nei confronti della comunità turca. Eh sì, beh, sono tesi, rapporti sempre difficili, rapporti tra Germania e Turchia, no? Pensiamo, beh, anche tra Turchia ed Europa, no? Pensiamo per esempio ai profughi, no? La Turchia ha accolto tantissimi profughi siriani. E quindi lì Erdogan minaccia di lasciarli venire in Europa con tutto quello che questo comporterebbe. Questo è uno degli aspetti. Un altro aspetto è che, per esempio, lui influenza anche l'elettorato di origine turca che è in Germania. E quindi la Germania deve fare i conti anche con questo, deve sempre, so che quando prendevano degli accordi, riuscivano ad arrivare a degli accordi, mi ricordo che in televisione ne discutevano e c'era sempre chi esprimeva delle forti perplessità nei confronti di queste cose, cioè, ma di Erdogan non ci si può fidare, non è democratico, no? E non solo. A me è capitato anche di chiedere a un certo punto a qualcuno di loro, dei turchi che vivono in Germania, di spiegarmi un po' cosa stava succedendo, anche non molto tempo fa, e qualcuno mi ha detto: guarda, non voglio perché ho paura, insomma, no? E magari hanno paura o per sé o anche per i propri familiari che abitano lì, insomma, ci sono connessioni strette, quindi anche Non è semplice. non è semplice, Allora, Sandra, io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito e di aver passato quest'oretta con noi. Ricordo a tutti il libro Caleidoscopio tedesco a cura di Sandra Paoli, Edizioni Italy, quindi Italy con la Y. E vi consigliamo anche di andare a visitare il sito italy.com, una rivista molto interessante che dedica spazio alla politica estera, alla cultura, quindi visitatela. Sandra, Bene. grazie mille e alla prossima allora. Sì, grazie a te per l'invito.
Grazie, ciao, Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao.